Le piogge abbondanti continuano a creare problemi a Scoglitta all'impianto di pretrattamento delle acque reflue. A tal proposito è intervenuto il sindaco Giovanni Moscato. Ereditiamo, ha detto, una situazione di grave arretratezza strutturale e colpevolmente nel corso dell'ultimo decennio non è stato posto in essere alcun intervento per migliorare l'impianto né per dotare la frazione di un depuratore. E quanto è accaduto è la dimostrazione, ha rimarcato il sindaco, di una gestione amministrativa scellerata e, nonostante i nostri sforzi tesi ad evitare sversamenti, con una pulizia costante dell'impianto e un monitoraggio continuo, effettuato secondo le prescrizioni dell'ARPA, non è stato possibile evitare i disagi. Inoltre, ad aggravare la situazione già di per sé critica che abbiamo ereditato, vi è stata la paradossale chiusura dello scolmatore di piena operata in passato. Si tratta, ha spiegato lo stesso Moscato, di una dotazione tecnologica obbligatoria per legge che avrebbe evitato, come in questo caso di piogge copiose, la fuoriuscita delle acque dai tombini. Tra l'altro siamo anche stati commissariati per non aver utilizzato il finanziamento del CIP di 8 milioni di euro per il depuratore. Sull'argomento è intervenuto anche l'assessore all'ecologia Paolo Nicastro. Per quanto concerne Scoglitta e Vittoria, ha spiegato, siamo subito intervenuti con una pulizia straordinaria dell'impianto di pretrattamento e rilancio a mare. E comunque ringrazio Protezione Civile, Gruppo Caruano, Vigili del Fuoco e Ufficio Ecologia, oltre alla manutenzione, per il pronto intervento e per l'ausilio nelle operazioni.